Hanno indossato nuovamente i loro costumi storici, riempito i cestini da picnic con tovaglie ricamate, cuscini, ma anche stoviglie, teiere, tazzine di porcellana con decorazioni floreali, dorate e argentate. Si sono immersi per un giorno intero nell'atmosfera del Risorgimento. Anche quest'anno, infatti, la Villa Cordova ha ospitato il picnic ottocentesco. Siamo alla quarta edizione, ma siamo contentissimi di come, diciamo, il programma è andato. Stamattina abbiamo fatto un piccolo corteo accompagnati da alcune note della banda musicale. Poi abbiamo, diciamo, aperto ecco, i cancelli della Villa Filippo Cordova per il picnic vero e proprio. E abbiamo iniziato con un concertino fatto sempre dal corpo bandistico Giuseppe Verdi. Poi abbiamo fatto delle danze del periodo Regency, della Reggenza, quindi delle danze storiche molto belle. Poi abbiamo pranzato sull'erba, abbiamo trovato l'erba a ottobre nella villa comunale, quindi abbiamo pranzato, abbiamo steso le tovaglie, abbiamo pranzato, quindi il picnic vero e proprio. E poi abbiamo fatto dei giochi dell'Ottocento, abbiamo fatto i giochi di quel periodo, dei giochi da campo, abbiamo giocato anche a croquet. E poi abbiamo fatto il salotto musicale, quindi con due artisti che ci hanno suonato dei pezzi molto romantici. Ci siamo presi il tè alle 5, puntualissimi, con diciamo, suppellettili e tazze vintage del periodo. E abbiamo continuato a danzare con danze vittoriane. È stata una giornata stupenda, devo dire molto romantica, bella, bella, bella. Una rievocazione storica che ha visto il coinvolgimento di partecipanti in costume provenienti non solo da Caltanissetta, ma anche da Catania, Palermo e Siracusa. A distanza di qualche settimana dal ballo del barone Lanzirotti, l'associazione Arte e Tendenza propone alla città dunque un altro evento, abbracciato anche dall'amministrazione comunale. Questo picnic ottocentesco l'abbiamo dedicato al Risorgimento e quindi ogni anno abbiamo sempre un personaggio e quest'anno è stato dedicato a Giuseppe Mazzini per i suoi 150 anni della morte. E quindi questa rievocazione storica, come vedete, non solo è per la città prima di tutto, ma sono venuti tanti turisti stamattina e ancora continuano di pomeriggio, vedo che c'è tanta gente che sta venendo a vedere queste bellezze, queste curiosità. Stiamo riportando proprio alla luce l'Ottocento, come si viveva, come si stava bene, quando si facevano questi picnic che venivano fatti allora nelle ville nobiliari, naturalmente, che i padroni di casa invitavano gli amici, così per passare una giornata particolare con vari intermezzi tra balli, giochi, danze. Ecco, è quello che stiamo riproponendo alla città di Caltanissetta, che finalmente sta dando proprio lustro, a questo picnic.